Buongiorno a tutti dal Bioparco di Sicilia. Nel periodo primaverile iniziamo ad occuparci di tanti aspetti, soprattutto delle nostre api, e per salvaguardarle perché danno tanto ai nostri giardini, ma soprattutto per la nostra sopravvivenza. Le api come si gestiscono? Noi conosciamo praticamente i classici alveari creati da tante api, le piccole arnie, chiamate così, che sono strutturate come questa casetta che voi vedete qui davanti. Questa casetta viene definita arnia, la quale è strutturata in diversi settori. Inizialmente noi parliamo dell'arnia. Questa qua riesce a contenere una famiglia di api che si aggira dai 50.000 ai 60.000 esemplari all'interno, dove all'interno abbiamo soltanto un'ape regina, le operaie e i fuchi. L'ape regina è colei che praticamente andrà a deporre le uova e produrrà le altre api, che saranno distinte in ape operaie e fuchi. I fuchi sono i maschi che servono soltanto per la riproduzione. Ma come vivono all'interno le nostre api? Le nostre api, dall'interno dell'arnia, abbiamo il coperchio che va a tenere un'altra area restrittiva, la quale con questo apparecchio permette alle api operaie che stanno giù nelle arnie di salire successivamente nel melario. Ne parleremo successivamente.